Ti dico subito dei versi di Montale, così forse capisci il tipo. Non domandarci la formula che mondi possa aprirti, sì qualche storta sillaba e secca come un ramo. Codesto solo oggi possiamo dirti ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. Sono versi tratti da una poesia che si chiama Non chiederci la parola. È un po' una poesia manifesto. Montale scrive: sono un poeta, ma non ho verità assolute, non ho certezze. Le mie parole possono esprimere solo una negazione. Non chiederci la parola è tratta dalla prima raccolta di Montale, Ossi di seppia, pubblicata nel 1925. Anche in questo titolo, Ossi di seppia, c'è tutto un mondo, l'aridità, la desolazione, un senso di vuoto esistenziale. Un'altra poesia bellissima di Ossi di seppia dice: spesso il male di vivere ho incontrato. Ecco, il male di vivere è un tema fondamentale che si ritrova anche nelle raccolte successive, tra cui puoi ricordarti Le occasioni, La bufera e Satura. Il linguaggio di Montale è a volte secco ed essenziale, ma sempre pieno di simboli e analogie. Le cose, gli oggetti nelle sue poesie hanno un ruolo molto importante. Per questo si parla di correlativo oggettivo. Sembra un concetto complicato, ma no, stai tranquillo, è abbastanza semplice. Il correlativo oggettivo è l'associazione di una precisa emozione ad un singolo oggetto, un'esperienza concreta che evoca subito una sensazione. Comunque sia, Eugenio Montale è nato a Genova, ha vissuto a Firenze e a Milano. Nominato senatore a vita nel 1967, vince il premio Nobel nel 1975 e durante la premiazione dichiara: sono stato anche bibliotecario, traduttore, critico letterario e musicale e persino disoccupato, per riconosciuta insufficienza di fedeltà a un regime che non potevo amare. In ogni modo, io sono qui perché ho scritto poesie, un prodotto assolutamente inutile, ma quasi mai nocivo, e questo è uno dei suoi titoli di nobiltà. A Milano lavora come redattore del Corriere della Sera nel 1948, debuttando con un articolo non firmato sulla morte di Gandhi. Ora, ricordati il nome di sua moglie, Drusilla Tanzi, detta Mosca. E segnati bene anche queste iniziali, IB. Le trovi incise con valore di dedica nelle occasioni. Sono le iniziali di Irma Brandeis, un'italianista americana che nel 1929 si presenta a Firenze per conoscere Montale. Da quell'incontro non sembra nascere nulla di memorabile, ma da quel giorno invece tra Irma e Eugenio nasce una memorabile storia d'amore, soprattutto epistolare. Montale muore nel 1981, aveva 85 anni. Hai memorizzato? Altrimenti ripassa da qui, ripassa da noi.